Voilà ragazzi, benvenuti, benvenuti alle ricette di Tony. Come state? Tutto bene? Benvenuti in cucina. Oggi ragazzi facciamo del pollo al curry. Allora, gli ingredienti che ci occorrono per questa ricetta, faremo un bel mezzo chilo di petto di pollo già tagliato a quadrotti. Io l'ho fatto fare dal mio macellaio di fiducia a quadratini. Un bicchiere di latte, del peperoncino, del pepe, rigorosamente del curry, un po' di salsa di soia, un bicchiere di latte, un po' di sale e basta. Ragazzi, non ci vuole niente. Ci dice che ci vuole il latte di cocco, ci dice che ci vuole questo, ci vuole quell'altro, ci vuole bla bla bla. Noi lo facciamo in un modo molto molto semplice, in questo modo qua. Quindi, in una padella antiaderente, un giro d'olio, facciamo rosolare il pollo. Precedentemente lo andremo a infarinare con qualsiasi tipo di amido che tenete, che sia farina bianca, che sia amido di mais, che sia maizena, quello che avete. Ok? A più tardi. Allora, dopo che abbiamo trasferito il nostro pollo in questo recipiente, io l'ho tagliato un altro pochettino, ho messo del sale, del pepe e poi andiamo con un po' di farina sopra, che questo servirà a fare l'amido in questo modo qua. Mescolatina e aggiungiamo un po' di curry nel frattempo. Padella calda e proseguiamo. Qua abbiamo infarinato, abbiamo messo il curry e nella nostra padella ci siamo messi un bel giro d'olio. Appena l'olio è caldo andremo a rosolare il tutto per 3 o 4 minuti, quando, giusto il tempo che il pollo deve fare quella sua classica gabbia ermetico. Quindi poi dopo andremo con il latte, un goccino di salsa di soia, un po' di peperoncino, il restante curry. Quindi mi raccomando, dopo poi quando aggiungeremo il latte aggiungeremo un bel cucchiaio colmo di curry. Va bene, continuiamo la nostra ricetta. Oggi pollo al curry, veloce e buona. Ragazzi, stiamo rosolando il pollo in questo modo qua, quindi lo facciamo fare un paio di minuti per lato, sigilliamo e dopo andiamo con il latte sopra, ok, passati 2-3 minuti ho girato, però vedete alcune parti del pollo sono ancora crude, quindi fatelo cuocere per bene prima di andare con il latte, mi raccomando, così si sigillerà per bene e poi dopo andrà la cottura. Eccoci qua, a questo punto qua prendiamo il latte e lo buttiamo sopra al nostro pollo in questo modo qua, così. Poi prendiamo un cucchiaio, una bella cucchiaiata di curry, mescoliamo tutto, facciamo cuocere per 10-12 minuti e poi ci aggiorniamo per la seguente cottura che proseguiamo. Ok ragazzi, a più tardi. Eccoci, guardate che bel colore sta assumendo. Poi se voi muovete un po' la padella in questo modo qua, farete in modo che si otterrà una bella cremina. E verrà tutto buono con le ricette di Tony, ragazzi. Ok? Queste sono ricettine nuove, sfiziose che stiamo facendo. Quindi, se avete del riso basmati, ce lo mettete vicino. Se no, anche semplicemente così, con del pane. È un piatto molto, molto, molto buono. Poi faremo una versione anche con il riso, con la curcuma. Quindi, però, andiamo avanti. Noi siamo già, diciamo, quasi a buon punto, eh? Altri paio di minuti io lo spengo. La densità la decidete voi, se vi piace più cremosa, più liquida. Calcolate che però una volta freddata la salsa si restringe, quindi questa è una cosa normalissima, eh? Il pollo al curry è un piatto abbastanza forte di sapore, se vi piacciono le spezie marcate, perché come sapete il curry non è altro che la mescola, una miscela di varie spezie, tra cui in particolare il zenzero, che è una spezia, diciamo una radice molto molto forte, aromatizzata, quindi ha dei sapori marcati, quindi è chiaro che voi lo dovete sapere, quindi. Però il gusto non si discute. 2 minuti che impiattiamo, ragazzi, vi faccio vedere il piatto finito, ok? A più tardi. Ragazzi, il piatto è finito, ecco a voi il pollo al curry, la mia versione. Non ci ho aggiunto la soia perché ho ritenuto inopportuno metterla, quindi buon appetito a tutti ragazzi con le ricette di Tony. Questo è un piatto per 4 persone, non vi impressionate che è grande.
Ci vediamo su Facebook, la pagina ufficiale, le ricette di Tony, Antonio Sepe ricette, per quanto riguarda il canale YouTube le ricette di Tony, per quanto riguarda la rubrica Travertoni, faremo dei viaggi, andremo un po' in giro dappertutto. Quindi ragazzi, buon appetito a tutti con questo pollo al curry alla mia versione. Ciao ciao a tutti. Ciao.